Mi chiamo Ascheri Gerolamo, Gianni per, per gli amici, per i parenti, perché il nome è Geroma, Gerolamo è il nome di, del papà di mio papà che allora si usava metterlo a, a tutti, diciamo, ai, ai figli così. Va bene, io nel 1974 avevo 30, 34 anni. E, la, la cosa che mi ricordo per me quel giorno lì, la prima bomba che è stata messa lì eh, dal palazzo della provincia. Mi trovavo con degli amici, eh, diciamo nel, nel, centro, nel centro di Savona. No? Abbiamo sentito uno scoppio e tutti assieme siamo rimasti. Fermi ci siamo guardati in faccia e non sapevamo cos che cos'erano, quella questione lì dello scoppio della bomba era una cosa che eh, nessuno ci pensava. Sembrava che fosse stato uno scontro tra due auto o meno. Allora tutta la gente camminava, correva, siamo andati anche noi e da distante qualcuno ha cominciato a dire che ha messo una bomba al Palazzo della Provincia. Eh, la prima cosa che abbiamo fatto eh, con gli altri oh, ci siamo un po' divisi perché eravamo con, con dei compagni delle sezioni, qualcuno ha dato un via Sormano, io appartenevo alla sezione Piero Ugo di Santa Rita e mi sono diretto lì a questione di Santa Rita per avere un collegamento con i compagni di quella sezione, per sapere che cos'era successo e come ci dovevamo comportare. E di questo abbiamo un po' discusso, eh, la gente passava, allora nelle, le sezioni erano aperte, eh, venivano, venivano a chiederci ma cosa è successo, come ci dobbiamo comportare. Che, che... E allora dicevamo che poi c'era stato questo attentato lì al palazzo della, della provincia e restava tra, stare tranquilli, aspettare i comunicati e di, di, di rimanere in contatto con, le, con la sezione e ognuno con le sezioni di giurisdizione dove abitava per saperne qualcosa di più dopo di questo eh, gli attentati a distanza di, di, di magari di un mese o due sono continuati e di, di conseguenza è avvenuto quello, quello di via Giacchero che praticamente lì ha dato un segno tangibile alla, alla cittadinanza e tutto e a riguardo di questo, eh, con delle manifestazioni che si intendeva che si, praticamente venivano anche spontanee, così senza, averle, eh, senza dare nessuna indicazione, l'indicazione che è venuta anche dalla nostra sezione dove io appartenevo era quella di fare mh, un, diciamo, una riunione. Nel, diciamo, nelle, nelle scuole adiacenti, lì vicino dove, dove c'era la sezione, che ci davano, ci davano un locale e di, di vedere di intraprendere qualcosa, di poter operare a riguardo, di andare contro queste decisioni di, di questi diciamo, neofascisti che volevano cambiare il volto alla città di Savona eh, antifascista che aveva combattuto alla liberazione della, diciamo, nazionale eh, di, di tutto quello che era successo. Di conseguenza mi ricordo che abbiamo convocato delle riunioni e ne abbiamo fatto diverse, con di scontri, qualcuno che era d'accordo, qualcuno che diceva stiamo tranquilli. Eh, e di conseguenza, finché finalmente, una volta tanto, dopo aver fatto 4-5 riunioni, abbiamo optato di fare una vigilanza democratica, praticamente una ronda, ecco, una ronda attorno al quartiere, comunicando le nostre decisioni. E comunicandolo a tutte le altre sezioni del, diciamo, del territorio savonese la nostra intenzione. Questa è stata accettata. Di conseguenza, a riguardo di questo, io abitavo lì nel quartiere di Santa Rita. Con altre persone che erano presenti in sala, abbiamo fatto, stilato giù un, un progetto di orario. Da, da poter seguire e di, di contattarci uno con l'altro quando finiva il nostro turno e che entrava un'altra un coppia, un coppia a, fare, a fare questa vigilanza. anche la, Oltre di giorno, più che altro c'erano i carabinieri, c'era la finanza, c'era la polizia che girava, ma più che altro interessava di notte. Perché di notte era quello che, che poteva succedere? Perché qualcuno cercava anche di poter operare, di, di, fare, di, fare, di, di fare degli attentati anche in dei posti in cui non, non c'era nessuno che controllava. E di conseguenza, facevamo la ronda di notte. Mi sembra che facevamo due o tre ore, mi sembra tre ore per eh, come o, o, ogni nostro turno. E anche senza comunicazione, poi vedevamo che quando era quasi l'ora di andare, di andare, praticamente di terminare il nostro giro, entravano gli altri e così di conseguenza. Ma era, era un periodo quello che praticamente, se te lasciavi il portafoglio, in terra te all'indomani, praticamente te lo, lo trovavi lì, nessuno toccava niente. Anzi, il nostro collegamento con le forze di polizia, quando ci vedevano nottetempo che operavamo attorno al quartiere, ci venivano di fianco e dicevano allora come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Mi raccomando, eh, se c'è qualcosa che non va, chiamateci subito che noi arriviamo. C'era un collegamento che praticamente eh, io non avrei mai immaginato. E di questo, questo è andato avanti finché, finché la cosa, poi, eh, la cosa che poi è rientrata dopo 3-4 mesi. Perché oltre all'attentato, che ho detto, ci sono anche stati gli attentati al santuario, al binari della, della ferrovia, c'è stato l'attentato al traliccio dell'Enel, lì dopo la Madonna degli Angeli. E poi c'è stato, adesso vi vedere, anche in via Cava, un altro attentato. Allora, fra tutti questi attentati e, e questa ronda che siamo riusciti ad organizzare, diciamo che abbiamo, abbiamo sconfitto quelli che i fascisti intendevano fare alla città di Savona in modo da cercare di nel suo intento di venire, di portare avanti le loro idee, e i loro interessi. Il fatto di aver organizzato quelle ronde è stata una cosa efficace perché per di più dovessi dire anche Berlinguer quando aveva parlato di, di, de, della, delle bombe di Savone e tutto ha detto... Il, le ronde di Savona sono state efficaci. Non avrei mai pensato che, di, di trovare i, tutta la, la componente dei, dei cittadini de, di queste persone a doversi eh, organizzare per reprimere queste intenzioni mafiosi, maldestri che avevano intenzioni fascisti. Eh, dispiace solo tanto per. Per dirlo così, che poi naturalmente il tempo passa e doveva succedere, secondo me, lo dico proprio tranquillamente, che sia Berlinguer che sia morto troppo presto. Quello, quello è una cosa che anche parlando con, con certe persone, con certi amici, anche più giovani di me, e andando in certi argomenti, certe volte ce lo ricordiamo. E ci diciamo che effettivamente è un peccato che sia, che sia successo quello troppo presto. C'era una carica, una carica democratica e antifascista. Che la, la, diciamo la manifestazione per questo in piazza Sesto Quarto, io me la ricordo, avevo, avevo, avevo 18 anni del 1953 c'era una, una carica democratica antifascista che, che la ricordo benissimo, non, non la posso dimenticare, scusatemi, mi viene, vabbè, è stata un, una, una promozione di tutto, di tutto riguardo, di tutto... Di tutto rispetto per la città di Savona. Io direi che negli anni 70, la sezione del partito lì, la Piero Ugo, a Santa Rita, funzionava molto bene. Eravamo sempre aperti. C'era un compagno, Odisio, che eravamo sempre collegati e lui eh, assieme. La sezione la, la aprivamo tutti i giorni al pomeriggio. Oltre a questo, tutte le domeniche facevamo la diffusione dell'unità. Cercavamo sempre di aumentare, c'eravamo un 5-6 che facevano la diffusione, avevamo i nostri portoni, tutti gli indirizzi, andavamo a fare la diffusione e all'incirca vendavamo dalle 70 a 80 copie. E poi qualche volta eh, ci eravamo arrivati perché andavamo anche per, per la strada quando passava la gente, no? alla domenica, eh, qualcuno, qualcuno si fermava e comprava anche il giornale. E siamo arrivati anche a, un, a una punta di 100 copie persino alla domenica. E gli iscritti erano su 180, 180 iscritti, e era una sezione che andava bene.